Tiberio. Questo è un ennesimo libro, dedicato alla Marina questa volta. Ma dedicato alla Marina, sì, prima di tutto perché dovesse essere a fine. Perché la vera manifestazione delle vele d'epoca, le vere manifestazioni delle vele d'epoca, sono quelle in cui si parla o si ricordano i velieri di una volta. Quelli attuali non è la marineria d'epoca, è una marineria attuale. Che sogni ha nel cassetto Enrico Berio? I sogni nel cassetto sono talmente tanti che adesso mi vergogno a dirlo, perché il mio primo sogno è stato la bonifica del deserto del Sahara. Il mio primo libro, stampato dall'editore Cappelli nel 1960, in quegli anni lì, è intitolato Grano nel deserto. È una storia immaginaria di un colonno, di un giovane siciliano che va nel deserto, dove già è in atto una grande operazione che è fatta da tutti gli stati, almeno europei, diciamo, per la trivellazione. Era subito dopo la guerra, appunto la guerra è finita, finita nel 45. Io 2 anni dopo andavo in Valsusa, andavo a lavorare in un primo impiego e vedevo tutte queste case distrutte, tutti questi. E mi è venuto come un lampo, dico, meglio che fare un'altra guerra sarebbe bonificare il deserto del Sahara. Ecco, questo. Ecco, adesso che sta diventando di attualità questo rapporto fra l'Africa e l'Europa, specialmente, a parte la Cina e tutti quelli che vanno adesso a mangiare in Africa, e sarebbe quasi una svolta per l'umanità se l'ONU decidessero, gli stati, di finanziare delle opere, perché ci sono già i progetti, ci sono i progetti per la deviazione, per la cattura dal Congo, dal fiume Congo, dei canali per riportare l'acqua nel lago Chad, per esempio, che il lago Chad si sta asciugando. Poi ce n'è, basta guardare nell'internet, si trova tutto. E questi progetti sono già stati discussi a livello di governi, però sono stati accantonati. Ecco, quindi adesso, una volta pacificati, adesso purtroppo ci sono questi movimenti rivoluzionari di questi, come li chiamano, questi estremisti, ma questo non dovrebbe durare per tanto tempo, ne hanno già stroncato degli altri in altre occasioni. Questo è uno, quindi non è un sogno, è una cosa che al giorno d'oggi è anche possibile farlo. Quindi però questo. Enrico Berio è studioso, Enrico Berio è scrittore, Enrico Berio è ricercatore, ma alla fine Enrico Berio cosa si sente di essere? Il mio istinto è sempre stato quello di scrivere, perché c'ho tanti di quel materiale inedito che non riuscirò mai più a... Adesso tant'è vero che
ho già passato parecchi materiali, parecchi della mia biblioteca, l'ho già dati alla Biblioteca Civica di Imperia, qualcosa al museo. La parte del federalismo l'ho passata all'Istituto Storico della Resistenza, che c'era il povero professor Biga, molto diligente, che ha messo a posto tutto questo materiale enorme che c'è all'Istituto Storico, e possono dire grazie al professor Biga, che è morto poco tempo fa, che ha... Io pensavo che poi andasse tutto all'Archivio di Stato, perché insomma è un ente qualificato, però siccome il comune di Imperia adesso possiede questo enorme fabbricato dove c'era il tribunale, potrebbe anche darsi, perché alla caserma Crespi non ci andate, quindi potrebbero anche l'archivio di Stato di Imperia trovare una sede vicino nel palazzo, perché almeno è enorme sto palazzo. Parliamo di questo libro, l'ultimo libro che ha scritto, di questi tre racconti. Com'è nata quest'idea? L'idea è un'idea antica, fra le varie cose che intendevo lasciare prima che sia troppo tardi, diciamo. No, vabbè. Allora, due sono traduzione mia in lingua di testi dialettali miei. Il primo, intitolato Upaen, era un concorso del comune di Ponte d'Assio che fanno ogni due anni su testi dialettali di qualunque dialetto ligure, e era intitolato Un viaggio. Allora io ho pensato, la vita è un viaggio, e ho fatto la vita di mio nonno, di questo capitano di lungo corso, a Giovanni Ansaldi, che era mio nonno, il padre di mia madre. Ecco. Allora andiamo. Ed ha vinto il primo premio lì, questo. Poi ho fatto questa commedia che è per un concorso a Genova. Nel libro c'è tutto spiegato, anche queste cose qui. E ho vinto il primo premio al concorso Anna Caroli, adesso la data non me la ricordo. E lì però ci ho investito anche un'altra vicenda, oltre alla vita di mio nonno, per arricchirlo, perché quello non era dedicato espressamente a mio nonno.